Signora, sì. No, allora il computer è pronto, lo può venire a ritirare qui in negozio da me. Sì, c'aveva il virus, sì, l'ho sistemato. Sì, sì, no, può venire tranquillamente a prenderlo. È tutto a posto, sì, sì, è ripulito. No, ci siamo già alle 7:30. Venga. Grazie, a dopo. Oh. Permesso? Sì, venga. Si vuole? Sì, sì. Permesso? Sì. Buonasera, dottore. Signora. Chi è l'ultimo? Signora, dottore, vabbè. Siamo formati, insomma, però. C'è il casino con via, eh. No, dai, c'è nessuno, mi dia. Se la studiamo formati, a più davvero sarà formato. Sì, io sì. Ascolti, dottore, io un pochino me ne vergogno. No, va. Ora, e facciamo conto, non ci sia nessuno. Io sono un problema perché diciamo c'ho l'apparecchiatura, chiamiamola così, che non mi gira più tanto bene. E lo fa, prima gli aveva diciamo una prestazione alta, ora ultimamente le prestazioni diciamo gli è calato, capito? Ma gli si, cioè, proprio si blocca? Non si osa più. Più che bloccato gli è proprio a scatto. Sai, i danni, insomma, se cascano poi c'è da vedere. Se cascano è un gravetto di comunque senta, ora io gli potrei dire, glielo guardo subito. Me lo guardo subito, però pazienza, e c'ho un po' di furia oggi. Ah. Se me lo può riguardare domani sarebbe meglio. Me lo lascia. Ma io non è per cattiveria, ma come fa a lasciartelo? Dopo una volta toccherebbe staccarlo, una volta lo stacco. Quelli si staccano tutti. Io sarò della vecchia generazione, ma il mio mi sei mai staccato. Io glielo stacco, poi lo metto sui banco e lo guardo. Tanto c'hanno la batteria dentro. Sì, la batteria. Non sapevo mica, che sono di vecchia, ora questi sono di mezzi marziani. Però dicevo, no, non ci avrà mica urgenza di usarlo stasera. Io non ce l'ho l'urgenza di usarlo stasera, ma la mia moglie ci voleva mettere un po' le mani. Ma ora c'è una cosa, la sua moglie non ce l'ha uno per conto suo. Pensa alla sua di moglie. La mia ce n'ha anche 3 o 4, lei. E non si vergogna, 3 o 4. No, lei ce l'ha anche ce n'ha uno piccino in borsa sempre da svegliare. Poi ce n'ha di reti neri, grossi, sai. E si è attrezzata bene. Ma ti fa, e dai ci fa me, ce la fa andare? Guarda, io gliela ci può andare perché io ce n'ho uno dei piccini, no? A me mi dà a me mi dà noia quando mi ci mette le mani, io ci voglio lavorare altro ieri. E poi non si lavetti, la sua moglie va a tastare lì degli altri. Senta, ma secondo me comunque lei ora ha questo problema. Lei cioè, ha beccato, è entrato qualche Trojan. Un Trojan? Sì, un Trojan. Ora è tutto così, Ma se ora, voi giovani, io sono la vecchia maniera, se io me Trojan un minuto. No. Allora, qua magari qualche finestra aperta lasciata così, no? Lo sapevo. Bombata e la mia donna gli ha lasciato la finestra aperta. Chiudi lei, che sta recente. Ma lei, poi magari lei, quando vede qualcosa di strano, bisogna lo butti in cestino. Ma io queste schiferie non le fo, lo butti. Io una volta ragazzo, il radiatore, vabbè, ma il cestino bisogna essere, insomma, ora a parte tutto il cestino, però poi ora se lei non lo cura questa cosa e poi gli diventa, capito, lei il discorso è un virus, c'ha il virus? Un virus è un preso? Non me lo dia, è un discorso, il virus può venire perché c'è la DSL, no? Allora la DSL è un preso, che glielo dice
la mia donna, ho preso la via Stelle, cioè come ti ha fatto? È un troia, a me ora è un'idea qua per te, io lei me lo lascia lì e io formato. Io che stiamo, è formato, che è di Roma diventato romano, formato. Oh, io stiamo una arma. No, io formato. Ma quale matto è mai il matto, formato? No, io formato e computer, formato. Sì. Ma non tu sei l'andrologo? Mi sembra un droga, e di fatto ho detto ci deve essere il sostituto perché ho detto fuori il sostituto è sostituto e fuori gli apri voi andiamo. Sì e no, quello so io, ho fatto una fisciata e fra un po' io sono via, ci lascio una